Mister inizia il girone di ritorno, sono passati circa 20 giorni da quando ha parlato l'ultima volta, sono successe un po' di cose, tutte extracampo ovviamente. Le chiedo quindi se Sandro Pocheschi è cambiato in questo periodo, nelle convinzioni, nel modo di come dire, approcciare, e cosa dobbiamo attenderci da questa tra virgolette nuova Ternana. Beh, sicuramente la società ha rafforzato la squadra con dei nuovi innesti che conoscete ben tutti quanti, e quindi sotto il mio aspetto è normale che un allenatore, oggi ho 21 presenze in più, quindi ho un'esperienza in più su questo campionato, che ero un debuttante, quindi ho capito tante cose, ho capito delle difficoltà di questa categoria, ma ho anche acquistato delle certezze, e voglio ripartire dalle mie certezze, che sono state quelle di una Ternana che se l'è giocata con tutti. E dov'è che dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare proprio sotto quegli aspetti della convinzione e della determinazione, perché questa squadra non deve essere determinata e convinta sotto la doccia quando a fine partita dice però potevamo vincere. È quel però che a me dà fastidio, perché questa squadra deve partirci subito e l'obiettivo deve essere subito di risalire. Io capisco che la partita di Empoli è una partita difficile, perché andiamo ad affrontare una delle squadre pretendenti alla Serie A, una squadra che viene 7-11, giocava un altro anno in A, quindi è una partita difficile soprattutto per una squadra come la Ternana, che è l'unica che non ha mai vinto in trasferta per quest'anno. E quindi è normale, Sandro Pocheschi è cambiato, sicuramente io spero e mi auguro in positivo sotto l'aspetto anche della comunicazione, sotto l'aspetto anche dell'approccio con i miei ragazzi. Perché? Perché siamo ultimi in classifica, oggi noi faremo il campionato di Lega Pro e questo non lo posso permettere, quindi da parte mia c'è, se prima c'era il 120%, adesso c'è il 150%, perché questa società e questa piazza non può che altro che risalire la classifica. Senta mister, relativamente ai tre giocatori che sono arrivati a rinforzare la rosa, come li ha trovati e in vista anche la partita di domani, come sono in condizione, diciamo? Sì, beh, diciamo che due ce l'abbiamo in condizione per poter fare la gara, poi non so se giocheranno, se subentreranno, se verranno sostituiti, però due ce l'abbiamo pronti, mentre Rigioni purtroppo sono tre giorni che ha preso una ginocchiata sul polpaccio e quindi ad oggi lo abbiamo out. Lo porteremo per un miracolo, ma da quello che mi dicono i medici difficilmente recuperabile. Più Favalli, andiamo subito di partita. Più Favalli o Statella? Più Statella. Più Statella. Sì. Più Statella, perché loro hanno nelle fasce giocatori importanti e partendo dal basso io li voglio impegnare con dei giocatori forti di gamba, con giocatori offensivi, per non farli muovere. E preferisco più attaccarli alti che aspettarli, quindi loro sì, attaccheranno quei difensori, ma noi saremo pronti per reagire e per contrastarli subito con giocatori di gamba, giocatori offensivi. Proprio per questo motivo ho scelto Statella, rafforzando un po' l'asse centrale della difesa. Quindi mister, difesa a 3 e Angiulli quarto di sinistra al centrocampo, può essere? Diciamo che Angiulli farà parte del centrocampo. Il centrocampo ho un'altra idea, perché questa è una squadra forte a centrocampo, questa è una squadra forte in tutti i reparti, questa è una squadra che deve essere contrastata, l'uno contro uno è determinante. Ricordiamoci il gol che abbiamo preso all'andata, dove il loro centrocampista è partito dall'area di rigore, ha fatto 1-2 e ha calciato in porta per il gol del pareggio. Quindi questa è una squadra, e poi non dimentichiamo che hanno l'attacco, hanno il capocannoniere del girone, hanno la migliore coppia d'attacco di tutta la B, e hanno cambiato allenatore, hanno cambiato modulo di giocare, hanno un 4-3-1-2 con un tre quarti diverso dal nostro tre quarti, perché è un tre quarti più che altro una punta aggiunta. Zajc. E quindi noi dobbiamo essere pronti ad intervenire sotto l'inserimento di questo giocatore che parte da dietro le spalle dei nostri centrocampisti. Abbiamo lavorato su questa situazione, perché l'avversario va studiato
e possibilmente va eliminato i loro punti di forza. Per me l'attacco loro è il punto di forza di questa squadra. È anche vero che comunque in difesa non è che siano imbattibili. Sì, infatti è una squadra. Due reti hanno subito. Infatti è una squadra partita per vincere il campionato, e anche loro, se cambiano allenatore, vuol dire che la società non era soddisfatta. Però nelle ultime tre partite ha fatto due vittorie, ricordiamo la vittoria per 4-2 a Perugia, quindi è una squadra che si è fermata con un grandissimo risultato. Però il girone di ritorno, aspettiamoci delle grandi sorprese, perché si rinizia con tante incognite, con tante situazioni, manchiamo tanto della partita, tutti quanti non si sa come ritroviamo sti ragazzi. Noi abbiamo lavorato bene, soprattutto il ritiro, la squadra si è molto compattata e ho visto una squadra più matura, e anche perché oggi abbiamo 21 finali veramente. Quando mi dicono ma noi dobbiamo andare partita per partita, ecco, domani noi dobbiamo cercare subito di fare risultato, sapendo delle grandissime difficoltà che andremo a correre, perché parliamoci chiaro, la squadra dell'Empoli è una squadra costruita per venire in Serie A. Allora, diciamo, regione out quasi sicuramente. Olucci è squalificato, lo sappiamo. 3-4 giocatori, anzi 4 in settimana, per motivi diversi hanno lavorato a scartamento ridotto. Quindi Valiant, Defendi, Albadoro. Tutti recuperati. Sono tutti recuperati, tutti a disposizione. E poi adesso faremo le nostre scelte già fatte, già. Perché l'idea nostra è sempre un'idea di una squadra che se la deve giocare con tutti, e per giocarsela con tutti deve affrontare l'avversario sempre a viso aperto, ma soprattutto con la determinazione che in tanti frangenti della gara questa squadra ogni tanto nel giro di andata si è smarrita. Non parlando della partita di domani, però in generale, l'idea sua di base per il girone di ritorno, che modulo prevede? Da una difesa a 3 oppure cambierà? No, io la difesa a 3 oggi, perché loro hanno due punte centrali. Hanno due punte centrali che attaccano due. Caputo molto la profondità. Donnarumma è più un giocatore che viene incontro, però quando viene incontro si infila l'altro. Quindi non possiamo. Dobbiamo sempre avere una marcatura e una copertura. Quindi ecco perché ho scelto la difesa a 3. Ho scelto la difesa a 3 proprio per non dargli la profondità a loro. E quindi questa partita è così. Poi è normale che quando troveremo squadre che giocano con una punta centrale, inutile che tengo tre difensori centrali a secondo degli avversari, ma il nostro DNA è sempre lo stesso, sempre portare più giocatori in fase d'attacco. Ecco perché abbiamo preso un giocatore come Pio Vaccari, che è un giocatore di grossa profondità, di grossa esperienza, e che ci possa far fare quel salto di tutti quei palloni che abbiamo messo nel giorno d'andata dentro l'area e che tante volte nelle conclusioni ci è mancato un po' il cecchino. Speriamo noi di aver trovato il nostro cecchino, anche se Montalto è stato eccellente, come lo è stato Carretta, come lo è stato Tremolata, che sono stati giocatori Albadoro che hanno segnato più di un gol, insomma. Quanto pensa possa mancare a Pio Vaccari per io penso Pio Vaccari adesso già può far parte della gara, nel finale lo possiamo sfruttare per la sua grande esperienza, e quindi non è ancora pronto per i 90 minuti, ma lo sapevamo e lo aspettiamo a braccia aperte, perché è il giocatore determinante per questa squadra, per questi ragazzi, ma soprattutto per come si è proposto, e a me piace molto, molto il suo atteggiamento, molto propositivo con i compagni, quindi sicuramente sarà un punto di forza ed è il vero centravanti. Puoi giocare con Montalto? Certo, sono due giocatori tipicamente diversi. L'altro è più un giocatore sornione, mentre Pio Vaccari è 1-2, si butta dentro, è un giocatore che ha i tempi di attaccare la profondità, che non avevamo questo bagaglio, perché lo stesso Albadoro e Finotto hanno altre caratteristiche. Lui ci completa un attimo, perché da quello che ho visto è un giocatore che sullo stretto è bravissimo, protegge bene, e poi sotto porta negli allenamenti, quello che io sto giudicando negli allenamenti, quando arriva tu per tu col portiere la palla spesso gli va dentro. Avete trovato quella qualità sottoporta, sì, anche in più di un'occasione? Sì, abbiamo trovato quella qualità, diciamo, con una percentuale spero più alta dei nostri giocatori, che a volte per fare un gol tiriamo 3-4 volte. Ecco, lui, io penso che questa media la abbassa moltissimo. Un giocatore poliedrico potrebbe essere
almeno questa è l'impressione dall'esterno, Statella, perché tornante, cioè esterno offensivo da 4-2-3-1, a modo sì. che lei ha adottato in sì. circostanze, sì. o 3-3-3-1, insomma. Sì. Però anche l'esterno di centrocampo a destra o a piede invertito, se non sbaglio. Io Statella l'ho incontrato col Cosenza ed era un giocatore offensivo, ecco perché a me piacciono moltissimo giocare con gente che sa saltare l'uomo, velocità, attacca il secondo palo, ha conclusione, fa gol. È un giocatore che era un nostro primo obiettivo. Noi quest'anno della Lega Pro avevamo tre obiettivi, uno l'abbiamo perso che era Firenze, gli altri sono arrivati tutti quanti perché erano i giocatori che mi hanno più colpito nel campionato precedente. Carrette e Statella. Sì. Mister, all'andata la chiave della partita fu una Terrana capace di sorprendere l'Empoli, no? Nessuno se l'aspettava. Sì. Adesso sia l'Empoli che la Terrana sono cambiate ovviamente. Potrà essere ugualmente questa la chiave del match o si aspetta una partenza diversa, più che andare a sorprendere l'avversario, magari una Terrana un po' più sorniona? No, la Terrana sa giocare a calcio. Quindi a volte prende anche quello che concede l'avversario. È normale che noi abbiamo un'idea di gioco e sfrutteremo le nostre caratteristiche e dobbiamo essere pronti a sorprenderli come abbiamo fatto all'andata, dove sull'1-0 abbiamo anche fallito il 2-0 con Finotto e potevamo chiudere la partita. Ma loro parlavamo di un altro campionato, parlavamo di altre situazioni, parlavamo di un Empoli che faceva un 5-3-2. Parlavamo di una Ternana che era molto spregiudicata all'inizio e diciamo garibaldina, via. Oggi la Ternana deve essere consapevole delle proprie difficoltà di questo campionato e deve cercare di andare a prenderci quelle partite che nel giro di andata ci sono sfuggite per niente. C'è Paolucci, c'è Bordin, eh? Sì, Bordin, diamo fiducia a questo ragazzo perché è l'unico che su questo ruolo gli assomiglia molto. Non voglio cambiare modo di stare in campo. E certo, la differenza c'è perché uno è un giovane promettente e l'altro è un veterano, diciamo il giocatore che a detta di tanti addetti ai lavori sta facendo un grandissimo campionato. Mister, senza regione può essere Gasparetto il centrale a tre? Non voglio spostare giocatori che ho lavorato una settimana. Gasparetto era uno dei due esterni e quindi lo lascerò lì, ma ho un dubbio centralmente e vedremo tra Signorini e Vidiello chi sarà il centrale. Andiamo proprio a aiutare Andrea Zoli oggi, sì, vogliamo dire sì, come scendiamo sì, campo. Sì, sì, vabbè, ma tanto poi il calcio tanti fanno pretattica, poi alla fine cambia poco. Quindi Signorini può giocare? Certo, perché non può giocare? Mister, nell'esternazione di Bandecchi, sì. che hanno portato anche per lei, diciamo che stava il tutor, no? Sì. Lei ha compreso da grande amico qual è di Bandecchi, quindi saprà leggere anche tra le righe che Bandecchi sarà anche un po' anche soddisfatto per quello che è stato fatto con una rosa di calciatori che veniva giudicata non all'altezza, sì. che però è lì. Sì, no, ma lui. Non da giocarsela. Il nostro padrone ha un difetto. È che è un vincente, quindi non è contento della classifica, è contento per come abbiamo in alcune parti del campionato affrontato questo campionato, che non siamo stati inferiori a nessuno, che non siamo stati che tanti magari ci aspettavano come la squadra Materazzo, questa sì, però ha un grande rammarico di tutti i punti che abbiamo battuto, che abbiamo buttati, ecco lui su questo e su questo qui e quando mi ha rimproverato per questo mio atteggiamento che secondo il padrone è un atteggiamento a volte un po' troppo spavaldo, invece lui vuole più concentrazione, più umiltà e vuole più unione tra giocatori, allenatori, dirigenti, e il senso di appartenenza che lui ha sempre chiesto e che lo ha aiutato a lui nella vita, nelle sue aziende, lo vuole riportare anche nel calcio. Questo senza grandi, non è che si devono fare grandi spese per prendere grandi giocatori, l'abbiamo visto, no? Abbiamo scoperto, diciamo che l'Unicusano Ternana sono state più le battaglie vinte che quelle perse, però è normale che la classifica non ci dà giustizia, non ci merita giustizia, quindi se guardiamo la classifica lui si sente un perdente per la classifica, è qui che dobbiamo cambiare e dobbiamo cambiare in fretta e per cambiare in fretta ci vuole quello che lui ci chiede sempre. Determinazione, cattiveria e l'obiettivo sicuramente non ci sfuggerà.
quindi ecco, dava il giusto peso sia al fatto che è mancato qualcosa, sì, sì, sia al fatto che la società avrebbe dovuto fare qualcosa come in effetti sta facendo. Certo. Secondo il padrone, queste sono le sue. Noi possiamo fare a meno di tutti, io posso fare a meno dei calciatori, dei dirigenti, ma del padrone è l'unica persona indispensabile. Facendo un esame di coscienza, sicuramente lei avrà fatto alla fine delle regioni cantate in questa pausa che c'è stata di vacanze natalizie. Ecco, facendo questo esame, che si rimprovera a Pugesci nel 21 giornate, nel periodo in cui è stata la guida della Ternana? Se c'è qualche cosa che si rimprovera, come hai detto che... Ogni allenatore quando finisce la partita dice porca miseria, potevo far questo se avessi fatto quello. Però io ti devo dire la verità, poche volte me lo sono detto. Quindi ho poco da rimproverarmi. Sicuramente l'esperienza, ti faccio un esempio, l'esperienza dei 3-4 minuti da gestire. Quello è, non è possibile, abbiamo preso dei gol, se io penso al gol di Pescara, se penso al gol di Perugia, se penso a Cremona, se penso col Venezia qui in casa, erano partite che noi stavamo sotto controllo. Però non penso che neanche sia un fattore, tanti parlano di esperienza, poi andiamo a vedere allenatori importanti che prendono gol 97esimo, andiamo a vedere squadre importanti che prendono gol da un portiere. Quindi poi il calcio è anche bello per questo, quindi quando noi parliamo di allenatori esperti, sì, che significa allenatore esperto? Uno che ha fatto 500 partite, ma poi andiamo a vedere che allenatori, ti faccio un esempio, sempre è l'esempio che a me mi ha sconvolto la vita, Carlo Ancelotti, con 6 minuti prende 3 gol a Liverpool e non ce l'aveva l'esperienza Ancelotti, oppure non so, un allenatore come Gattuso che ha fatto 2000 partite prende un gol da un portiere, con il Benevento, allora che facciamo? Quegli allenatori non sono esperti? La bellezza del calcio è questo, io mi rimprovero un qualche cosa che devo migliorare sotto l'aspetto del rapporto con i calciatori, cercare di capire più i calciatori, che il calciatore deve essere messo sempre in una condizione di massima tranquillità e a volte magari il mio atteggiamento ha dato un po' a loro tipo una sfida, ma non può esserci una sfida perché per me l'allenatore è il padre e i giocatori sono i figli. A volte il padre, io ho preso anche qualche sganassone a mio padre, ma lì per lì ero arrabbiato, però poi con gli anni ho capito che lo sganassone serviva per farmi capire tante cose. Io parlo di sganassone come esempio, magari un rimprovero. Ok, prego, l'ultimo. Mi aggancio rapidissimamente alla domanda del collega. Venerdì scorso nel pagellone del torneo cadetto girone d'andata di tutto il mercato web, voto e giudizio Ternana 6, però nel giudizio c'è scritto pratica il calcio migliore della categoria. Questo la gratifica o paradossalmente accresce il rammarico? Vedi i 7 punti persi in zona Cesarini. Il rammarico è proprio questo, che la squadra ha giocato un calcio di livello riconosciuto da tutti, riconosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori esterni. Anche se a Terni siamo sempre stati trattati bene, però io quando vado fuori casa e sento gli allenatori, sento gli addetti ai lavori, direttori sportivi, sento procuratori che quando vedono la Ternana vedono una squadra che gioca un buon calcio. È proprio per questo che a me dà fastidio, perché oggi in Italia è difficile già fare i risultati, figuriamoci se il risultato avviene con il bel calcio, oggi lo fa solo il Napoli, parliamoci chiaro. Forse nel mondo ci sono 2-3 squadre che giocano bene e ottengono risultati. La Ternana fa un buon gioco, però non prende risultati, quindi dobbiamo capire il perché. Io mi auguro che oggi quell'acquisto che abbiamo fatto, che si chiamano 21 partite, ci possano essere utili a tutti quanti noi, compreso io, per darci quel pareggio al 95esimo, trasformarlo in una vittoria come meritavamo. Tutto. Io ho detto Inzaghi in quell'intervista a Radio Cusano. Inzaghi prima della possibile sono sì, sì. Però guarda, però invece ve la voglio gliela voglio dare. No, ecco. Se non hai detto a Radio Cusano lo vedete. Lo vedete perché il padrone mi ha messo il tutto per questo. Io l'avrei detto ingenuamente e giustamente alla prossima intervista. Inzaghi ti dice una cosa dal punto di vista personale. Comunque è stata una cosa molto gratificante per una persona come me che viene dai dilettanti sentirsi dire prima della partita. Io ho detto caspita, allora sei veramente il campione del mondo. Tutto lì. Grazie a voi. Grazie.